Sindaco, lei è stato a Roma alla riunione dell'ANCI un paio di giorni fa. Quali sono stati i temi e sono state prese decisioni o avanzate proposte? Ma si è discusso di parecchie cose, innanzitutto sulla sicurezza urbana. Devo dire che è stata molto apprezzata l'ordinanza che ho emesso a proposito, chiamiamola la movida, ma è qualcosa di più ampio perché riguarda anche la possibilità per le questure di maggiormente intervenire sul tema dei parcheggiatori abusivi, quindi il tema anche del decoro, della rigenerazione urbana, quindi anche le sanzioni per chi fa iniziative che vanno a danneggiare il territorio. Penso a come vengono lasciate le situazioni la notte sotto il profilo degli sversamenti e dei rifiuti. Insomma, in generale il punto di equilibrio che è stato trovato in città tra diritto alla movida, all'intrattenimento, alla vita notturna, all'attività economica, il diritto alla sicurezza, alla quiete, al riposo, insomma, è stato considerato un punto di equilibrio alto. Poi c'è stato anche l'incontro tra i rappresentanti di tutta Italia sul tema cosiddetto safety e security, cioè gli eventi che in alcune parti d'Italia addirittura non si tengono più o non si riescono a fare perché sono aumentati enormemente i costi della sicurezza, certe volte un po' anche invasiva, forse qualche volta eccessiva, qualche volta anche un po' contraddittoria o anche poco efficace, che segue non tanto alle questioni del terrorismo ma soprattutto dopo la vicenda di Torino di Piazza San Carlo. Allora le due proposte più forti che sono venute fuori e come ANCI presenteremo al governo: una prima è il Fondo Nazionale per la Sicurezza. Siccome la sicurezza è un tema nazionale che attiene allo Stato, tutti i costi in più che i comuni devono sostenere, quelli piccoli e quelli grandi, per poter far cultura, perché un paese che poi non fa più fiere, non fa più sagre, non fa più eventi, non fa più concerti, non fa più cultura, è un paese che arretra. Napoli per esempio finora non è mai arretrata, ma con sforzi enormi e capacità, come dire, del comune soprattutto, davvero straordinarie, in cooperazione con le altre istituzioni, ma i costi sono aumentati e in alcune città non si fanno proprio più gli eventi. Quindi un fondo nazionale che chiederemo al governo, avevamo già chiesto nella fase finale al precedente governo che ha rimbalzato al nuovo governo, quindi lo chiederemo al Ministero dell'Interno innanzitutto che immediatamente si istituisca questo fondo. Poi la creazione di un protocollo con tutte, soprattutto le forze dell'ordine, i vigili del fuoco, carabinieri, polizia, ma anche altri comparti, utilizzando volontari anche pensionati per fare gli assistenti civici addetti alla sicurezza in occasione degli eventi. Questo è importante perché possono anche sostituire o comunque affiancare gli addetti alla sicurezza anche privata, come gli steward, vigilanza privata ed altro, più altre proposte. Quindi insomma l'ANCI in campo e il messaggio forte che è uscito che l'Italia non vuole cedere alla paura, non vuole cedere se ci sono stati errori di qualcuno, non vedo perché debbano pagare tutti, non si può arretrare sulla cultura, e Napoli anche in questo è stato un esempio. Le proposte le abbiamo portate noi, io come delegato alla legalità e alla sicurezza e come vicepresidente dell'ANCI.